ghost spoke and it sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar. Go tell that midnight. Un cordiale saluto dalla redazione della TG List di Italia 2. Sono questi i principali fatti del giorno. Il prefetto di Salerno, Salvatore Malfi, a seguito delle dimissioni rassegnate alla maggioranza dei consiglieri del comune di Teggiano, ha disposto la sospensione del consiglio comunale e ha nominato commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune in attesa del decreto di scioglimento del consiglio da parte del presidente della Repubblica, il viceprefetto Vincenzo Amendola. E cambiamo argomento, avrebbe approvato una concessione edilizia a favore di un suo parente. Con questa accusa il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, è stato rinviato a giudizio. La vicenda ha preso inizio nel 2014, quando l'approvazione della concessione a favore di un suo parente fu denunciata a sua volta da un altro parente del sindaco Pessolano, uno zio. Il GUP del Tribunale di Lagonegro ha fissato la prossima udienza l'8 luglio, convocati il sindaco accusato di aver abusato del suo potere e lo zio che avrebbe tratto un vantaggio ingiusto. C'era anche il neo presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, la scorsa settimana a Roma, presso il Ministero dell'Economia, quando si è avuta la conferma che il Vallo di Diano è diventato ufficialmente area pilota nella strategia delle aree interne avviata dallo Stato. La presenza del neopresidente del parco accanto al presidente della Comunità Montana di Vallo di Diano, Raffaele Accetta, ha dato ancora più forza alla candidatura valdianese, ma è stata anche l'occasione per Pellegrino per esporre presso il Ministero alcune delle idee e dei progetti che intende realizzare nel suo nuovo ruolo di guida dell'ente parco. Tra questi, quello relativo alla mobilità ecosostenibile e l'utilizzo di pullman elettrici per coprire i collegamenti all'interno della zona parco. Ancora una volta il giovane cantante pollese Marco Ompromolla conquista un importante riconoscimento fuori dal territorio del Vallo di Diano. Il giovane cantante ha mosso i primi passi nel mondo della musica grazie anche al supporto della banca Montepruno. Si trova a Sanremo in occasione della 66esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Qui ha partecipato al concorso In viaggio verso Sanremo, promosso da Cicas Turismo Sapri di Matteo Martino, vincendo il primo premio e aggiudicandosi la possibilità di esibirsi live a Casa Sanremo con il brano Se perdo te. Arrivano ancora fondi a Rocca d'Aspide per l'edilizia scolastica. Dopo i precedenti interventi degli ultimi anni che hanno riguardato anche l'edificio della località Fonte, un altro finanziamento pari a circa 193.000 euro permetterà di migliorare ulteriormente la struttura. Il comune di Rocca d'Aspide ha ottenuto l'importante risorsa finanziaria nell'ambito del programma straordinario di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi. Un progetto finanziato con fondi CIPE che permetterà di migliorare la qualità degli ambienti scolastici mediante l'ulteriore innalzamento della sicurezza e l'utilizzo di nuove attrezzature tecnologiche e all'avanguardia. Un altro obiettivo del progetto è anche quello di migliorare l'area esterna alla scuola.
E cambiamo nuovamente argomento. Si terrà a Sala Consilina lunedì 15 febbraio, con inizio alle ore 17, il convegno Arbitro Scuola di Vita, organizzato dalla sezione arbitri di Sala Consilina, alla presenza del presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi. Il convegno, scrivono gli organizzatori, ha l'obiettivo di evidenziare come l'attività arbitrale migliori aspetti morali e comportamentali, rendendo l'arbitro una persona di indiscutibile onorabilità. L'idea di trattare questo tema risulta molto stimolante, dichiara Giampiero Cafaro, presidente della sezione di Sala Consilina, anche alla luce del fatto che la nostra sezione, agendo su un territorio decentrato e periferico, possa promuovere questa attività non solo come sport, ma come palestra di vita. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, buona serata!